Quindi giustamente dicevi, se andiamo da vetta a vetta, che poi da vetta a vetta che vuol dire? È lo spartiacque. Se prendiamo il percorso dello spartiacque, cioè da vetta a vetta, il punto di sella è proprio il punto di minimo dello spartiacque in questa zona. Se invece prendiamo il percorso da valle a valle, che praticamente coincide con gli impluvi, no? Impluvio di qua e impluvio di qua. In questo caso il punto di sella viene ad essere un punto di massimo su questa linea. Per questo viene chiamato addirittura con questa forma contratta il massiminimo. In matematica ho detto anche massimo minimo. Sì, diciamo il punto di sella è un'espressione matematica e topografica rigorosa ed è un punto. Se noi parliamo di passo Pordoi o del valico del Pordoi, intendiamo, diciamo, una zona, non ha una, come dire, non definisce con esattezza matematica, però di fatto sono la stessa cosa. Un'espressione è più precisa e l'altra è un po' più generica, ma sono di fatto la stessa cosa. Questo invece è il passo sella, vedete, questo si chiama proprio sella. Tra l'altro, visto che c'è il passo sella in diverse zone d'Italia, anche al sud, diciamo, questo qui è il più famoso diciamo, anche per motivi turistici. E in questo caso, vedete. Questo è lo spartiacque, in questo caso il sentiero segue lo spartiacque. E adesso io non riesco a vedere, forse qui ci sono addirittura due punti di sella, uno potrebbe essere questo incrocio tra le linee e l'altro potrebbe essere questo, quindi potrebbero essere due i punti di sella qui. Comunque, diciamo a rigore, il punto di sella dovrebbe essere quello alla quota più bassa tra questi due. Qui ho messo anche vabbè, qui c'è il link a Google Maps. Lo trovate. Se lo volete trovare su Google Maps, questo è sempre il passo sella, vedete, è lo stesso posto con un'inquadratura diversa. Anche qui non è chiarissimo se il punto più basso sia questo o questo. Come? Beh, devi pensare alla sella di un cavallo, no? In una sella di un cavallo noi chiameremmo il punto di sella quello, diciamo, sulla linea centrale della sella, quella che va diciamo, dal sedere alla testa del cavallo, su quella linea è il punto più basso. Questo non c'entra. Va bene, allora adesso possiamo tornare al nostro spartiacque. Vogliamo vedere se riusciamo su questa carta a individuare il punto di sella? Andiamo.
anche oggi in ordine alfabetico. Quindi abbiamo comincia Capacchione. Allora, chiedimi il controllo. Allora, ragioniamo un po'. Dobbiamo vedere le vette, guardare un po' le pendenze e trovare, diciamo, il punto più basso tra questa vetta e quest'altra. Vediamo un po'. Vediamo le quote quali sono. Sì, però diciamo essendo due curve chiuse, vedi qui c'è una curva chiusa e questa è una curva chiusa. Quindi vuol dire che queste sono proprio due vette e che fra di loro c'è un punto di sella. Ma vediamo se riusciamo a individuarlo, cosa che diciamo io guardando così a occhio non è che la vedo immediatamente, ci dovremo un po' ragionare. Allora, ragionaci tu, dai, così io non mi stanco. Vabbè, però ha ragione, cioè tu devi dire, andando verso qui scendiamo, poi ricominciamo a salire. Devi vedere le quote delle curve di livello. Capacchione, come fa una curva a essere 863? No. Ma la quota di una curva di livello qualsiasi può essere 863. Non è vincolata a determinati valori. Non può assumere qualsiasi valore. Tu hai detto questa curva è 863. Ma non può essere 863 perché è vincolata a determinati valori, cioè tutte le curve non possono assumere qualsiasi valore di quota, possono avere solo un sottoinsieme di valori. Cioè devono essere, nel caso IgM, devono essere multiple di 25. Quindi 863 multiplo di 25. Ah. Ottocento, sì, ma anche secondo me 875. Forse adesso ti conviene. Assodato, una volta che abbiamo assodato che questa è 875, no? Io direi questo intanto
ci mettiamo, come si dice a Bari, piantiamo il zippo, cioè questa qui è 875. Andiamo a guardare questa qui piccola, questa chiusa, che quota è? Il punto è 856 e questa curvetta piccola chiusa. Scusa, di? No, aspetta, no, vabbè, dobbiamo vedere se quella è 800, probabilmente è 800, però tu la cosa, tu devi partire dalle considerazioni facili. Allora, se il punto è 856, ragazzi, ascoltate tutti, eh? Se il punto è 856, è vicinissima al punto, c'è una curva, no? Che quota deve avere quella curva? Allora, noi sappiamo che le curve devono essere multiple di 25. Se io vedo qui un punto quotato di quota 856 e visto che non c'è il segno meno, questo punto è un massimo o un minimo? Questo 856 è un punto di massimo o un punto di minimo? È un punto di massimo. Quindi io da questo punto, per capire la quota della curva che gli sta proprio addosso, vedi? Che ragionamento devo fare? Allora, se questo punto è 856 e questa curva deve essere multipla di 25, io da qui, visto che è un massimo, se dal punto... Vabbè, qui la risoluzione è pessima. Comunque, questo qui nero devo scendere. Oh, quindi da 800... Ok, continua tu, fantasia. No, vabbè, anche no, no, continua, diciamo, a ragionare. Non so se lo zoom è troppo. Allora, c'è il puntino nero qui e poi questa curva, diciamo che non è il massimo. Anzi, facciamo così. Esatto, questa curva che io sto, diciamo. Questa curva è 8,50. Perché? Perché se io da 856 scendo, qual è? È una vetta, ok? E quindi scendo. Scendendo, io mi devo fare la domanda: qual è il multiplo di 25 che si trova subito sotto l'856? La risposta è 850. Oh. Allora, io adesso posso, vorrei capire questa curva che quota ha, anche se poi non si capisce qui come prosegue. Anche secondo me, però attenzione perché in questo caso è vero. Però
Cioè tu dici, questa qui è 800, però attenzione perché in determinate zone, quando ci sono due vette, diciamo, che si guardano, noi dobbiamo stare molto attenti a non cadere in un tranello, perché questa qui potrebbe essere anche un'altra 900, come questa. Perché che ne sappiamo, questa qui magari potrebbe andare di qua, poi girare e trovare qui. Oppure potrebbero essere due 900, che questa se ne va così e questa se ne va così. Quindi dobbiamo, prima di trarre delle conclusioni, dobbiamo ragionare con cura. Allora, tu dimmi perché dici che questa è 800? E perché continuiamo a cercare? È un punto un po' dubbio perché. Aspetta, che forse mi sono. Ma mi sta venendo il dubbio pure a me. Questo non ci dice molto, cioè ci dice solo che quest'altra è un'altra 800. Vediamo da questa parte che si fa, si scende. Allora, qui. Allora, questa è una curva spessa. Questa curva qui, la vedete? Questa è una 700 perché sotto qui abbiamo 680. Oh, quindi questa qui, questa è 700. Questa. Sì. Poi 825 e 850, questa che ho ricalcato. Oh, allora ci siamo arrivati. E non era facile. Quindi abbiamo assodato che questa è 800 e quindi tutto questo percorso in pendenza, quindi diciamo d'altronde noi abbiamo tracciato questo corso d'acqua e quindi questo ci conferma che il nostro corso d'acqua è tracciato bene perché abbiamo provato che la pendenza va verso est. Oh, quindi da questa parte si scende, vediamo un po', e da quest'altra. Quindi abbiamo detto questa nera che ho ricalcato è 850. Quindi l'ipotesi potrebbe essere che mentre questa è 8,75. Allora, se questa è 8,75, questa quant'è? 8,50. Quindi abbiamo 8,50 questa. Quindi segno queste nere. Dove sta? Quindi queste due nere sono 850. Abbiamo detto anche che questa qui è 825. Quindi qui che situazione c'è? Se io a questo punto percorro, diciamo, faccio questo percorso da 856 a 970, ok, e dov'è? Come? Però dov'è il punto di minimo?
da dove sei partita? Da questa chiusa? E stai andando verso nord-ovest, diciamo. Stai andando in questa direzione. E il punto di minimo, in che fascia si dovrebbe trovare? Fra le due nere, cioè le due 850, oppure qui, per esempio? Ragiona bene, che non è difficile. Potrebbe? Allora, qui siamo 850, cioè le due nere sono 850. Questa qui abbiamo detto con capacchione che è 875. Ora, dove dovrebbe trovarsi il punto più basso? No, presumibilmente no. In base alle curve di livello, no. Poi se sono giuste o sbagliate, non lo possiamo sapere. Però in base alle curve di livello, vedi, fantasia, se questa è 8,75 e questa è 8,50, teoricamente io qui dovrei avere una pendenza che mi va tutta da 875 a 8,50. Oh. Invece, se qui vado da 850 qui a 850 qui, cosa ci sarà nel mezzo? Allora, ti rispondo. Allora, sì, tu hai ragione, perché tu dici da 850 a 850 non c'è una pendenza. Però, essendo un territorio naturale, no? È difficile che tutto questo sia esattamente 850. Quindi, qui in mezzo può che sia tutto 850, diciamo che è teoricamente possibile, ma è praticamente impossibile. Nessuno scommetterebbe che questa è una linea proprio tutta, è come se ci fosse un'altra curva di livello, diciamo. È praticamente impossibile, o comunque molto improbabile. La cosa più probabile è che qui il territorio abbia in qualche modo delle pendenze che vi devo dire come qui, vedete? Qui il territorio, l'abbiamo detto che qui probabilmente qui c'è un punto di minimo. E qui c'è un altro punto di minimo. E quindi in questo, però, diciamo, sostanzialmente tutta questa strada è pianeggiante. Cioè qui, per esempio, 25 metri di dislivello tra qui e qui non ci sono. Voglio dire. No, scusa. Diciamo, io penso che tra questo punto e questo 25 metri di dislivello non ci sono. Uffa! Sì. Ma mi sta continuando. Vabbè, questa linea è una scarabocchio, non guardatela, mi è venuta per sbaglio. Quindi, diciamo. Qui in mezzo, se io non avessi la fotografia, io magari vedrei una curva di livello, la vedrei. Oh, Madonna Santa! Vabbè, faccio a gesti, diciamo. Magari io potrei avere una curva di livello qui. Una quota qui segnata e una qui, magari da qui a qui 25 metri ci sono. Però, vedete questo punto? Qui è stato inquadrato un po' il pendio da questo lato, dal lato nostro. Quindi può darsi che tra qui
E qui, o meglio, che questo punto sia la stessa quota, per esempio, di questo. Faccio per dire, qui potremmo essere a 2000 metri, diciamo 2000 metri. Quindi 2000 qui e 2000 qui. Però fra questi punti 2000 può succedere di tutto. Cioè il territorio scende, poi si rialza un pochino, poi scende di nuovo e poi ricomincia a risalire. Quindi in mezzo a quelle due curve, 200, queste qui, in mezzo a queste due, 8,50, ci può essere una situazione simile. E presumibilmente il punto di vetta e il punto di sella si trova tra queste due curve. Questo secondo le curve di livello. A me viene un dubbio, però, perché vedo questo sentiero qua. E spesso i sentieri seguono un po' questi punti caratteristici, quindi il punto di sella potrebbe essere anche questo incrocio qui, ma non è detto. Noi intanto ci basiamo sulle curve di livello e stabiliamo grosso modo che il punto di sella potrebbe trovarsi qui. Come da valle a valle, da vetta a vetta. Ma quello non ci serve adesso. Vabbè, qui volevo fare un'annotazione. Quindi diciamo che più o meno qui in questa zona c'è il punto di sella. Vabbè, poi la cancello questa che è una porcheria in mano. Allora, vediamo. Capacchione, ora vuoi proseguire lo spartiacque? Adesso abbiamo il punto di sella, che è un punto che fa parte dello spartiacque. E poi devi seguire il solito criterio che seguiamo noi, cioè che la curvatura deve guardare verso il basso. E quindi ti conviene cominciare da qui, raggiungere il punto di sella. Ora, tu qui hai a disposizione due curvature che guardano verso il basso, questa poco pronunciata ma esiste, e quest'altra che è più pronunciata. Dunque, questa è 850, questa qui pure 850. Bisognerebbe sapere l'acqua che cade qui, se va nel nostro bacino o se va fuori. Effettivamente è molto la carta ci aiuta veramente poco. Però qui c'è un impluvio. Sì, in effetti questo impluvio probabilmente comincia qui. Aspetta.
Non ho capito, questa linea blu come si... Vabbè, quella... Ah, vedi, si trasformano, cioè cambiano di layer. Vabbè. Allora, se quindi, che vuol dire questo corso d'acqua che ho disegnato? Cosa vuol dire? Che questa porzione di territorio fa parte o no del nostro bacino? No, perché versa le sue acque qui e se ne vanno per i fatti loro. Quindi ora puoi riprendere a disegnare sapendo che di queste due curvature, una e due, quella buona è questa, cioè dopo il punto di sella ti devi dirigere qui, attraversare perpendicolarmente. Ora devi fare una piccola S qui, devi battere dei punti intermedi, salire un po' e poi attraversare questa qui perpendicolarmente. Sì, fanne magari anche un altro intermedio, i punti intermedi si può abbondare, non è un problema. Stai attento che la devi attraversare qui, eh? Sì, però fallo. No, no, aspetta. Hai fatto qui, te ne sei venuto. No, aspetta. Allora, da qui, batti qui dove sto io. Poi fai un segmento molto. Supera la curva con un segmento molto corto. Più corto. Ora perpendicolarmente la 900. Anche qui, no, più corto. Dove vai? Sì. Sempre perpendicolarmente quest'altra, la 925. Perpendicolarmente. Sì. Vai sempre perpendicolare a questa. Sì. Un po' più a destra. Più a destra. Sì. E ora puoi centrare il punto trigonometrico. O meglio, ti puoi congiungere al bacino. Sì. Oh, questo si era scucito qua, lo sto completando. Ah, aspetta, qui forse era attivo il layer degli impluvi, un attimo. Perché non me lo seleziona?
Vabbè, io sto cercando di selezionarlo per cambiarlo di layer, ma non funziona. Ah, giustamente, perché era attivo il divide. Allora, questo edit cut features, poi attivo il divide, edit paste feature. Ok. Questo. Oh, non riesco a eliminare questa annotazione, vabbè. Allora, ragazzi, abbiamo diciamo delimitato il nostro primo bacino. No? Allora, mi raccomando di esercitarvi perché non so se sapete che la domanda, dunque l'esame di risorse, comprende sempre, cioè una domanda che viene fatta a tutti prima dell'esame, è delimitare un piccolo bacino tipo questo. Quindi questa domanda viene fatta a tutti. E quindi diciamo, mi raccomando di prepararvi bene perché diciamo, io ho visto fare, devo dire raramente, però ho visto fare cose tremende nelle delimitazioni. Cioè, per esempio, davanti. Per esempio, ho detto delimitami il bacino di questo corso d'acqua, quindi con la linea blu già tracciata. Io ho visto bacini fatti in questo modo, cioè se qui mettiamoci la sezione di chiusura. Ho visto bacini fatti così. Ho visto addirittura una volta un bacino fatto controcorrente, cioè invece di farlo verso monte, quello che doveva fare l'esame, e ovviamente, diciamo, l'esame è andato male perché vedete, il bacino è nell'idrologia, nelle sistemazioni. Il bacino, saper delimitare il bacino per un sistematore è come per un medico distinguere un uomo da un altro, cioè un paziente da un altro. Cioè, se io delimito questo bacino qui, è come se io sono un chirurgo e opero il paziente sbagliato, perché invece il paziente giusto, lo sto tracciando proprio così, no? Il paziente giusto è questo. Se io delimito così, è come se operassi il paziente sbagliato. Quindi mi raccomando, esercitatevi. Se non vi sentite sicuri, se avete problemi, mi chiamate. Possiamo anche fare un incontro, su Teams a più persone, no? Cioè se.
Per esempio, se voi mi chiamate o per posta elettronica o su Teams, io poi metto qui, metto nella chat di Teams, metto l'avviso, guardate che farò attività tutorial sul bacino, eccetera. Quindi va bene così. Allora, a questo punto, visto che il bacino l'abbiamo tracciato, innanzitutto ditemi se ci sono domande. Nessuna domanda? Allora possiamo fare una pausa.